Bentornati a questa edizione dell'informazione di AMMIC 24 GR sulla disabilità. Quest'oggi siamo in compagnia dell'onorevole Fabiola Bologna, capogruppo Commissione Affari Sociali e Sanità. Bentrovata, onorevole, grazie per aver accolto la nostra richiesta di intervista. Buongiorno a tutti e grazie a voi per l'invito. Ecco, onorevole, lei da diverso tempo si sta battendo per trovare un modo, una forma per tutelare le malattie rare. In cosa consiste il suo impegno? Grazie per questa domanda. Effettivamente, da quando sono entrata in Parlamento, ho iniziato a lavorare su questa proposta di legge perché mi sono resa conto che parlando con i medici, con i ricercatori, con le associazioni dei malati e con tutti quelli che si occupano di malattie rare, c'era proprio la necessità, di una cornice normativa. E quindi, ho iniziato, diciamo, da marzo 2019 a portare avanti con la mia commissione Affari Sociali e Sanità della Camera questa proposta di legge. Ovviamente è stato un percorso svolto insieme ai miei colleghi, anche ho trovato grandissima come dire, condivisione da parte loro, perché ci siamo resi conto che tante cose erano state fatte negli anni per le malattie rare, ma non si era mai creata una cornice normativa che poteva creare un network tra tutte le reti già attive, quindi tra tutti gli attori del sistema, che è assolutamente necessaria per non disperdere sia le conoscenze, le competenze, le informazioni, ma anche per l'ascolto, diciamo, dei pazienti che vivono ogni giorno e anche ovviamente delle loro famiglie che vivono ogni giorno queste problematiche, che possono darci una mano a capire come orientare, diciamo, il nostro programma. Lei è primo firmatario ma anche relatore della proposta di legge, quindi un doppio ruolo fondamentale e importante, ma che tra l'altro è anche carico di responsabilità. Per cosa, qual è l'iter e la velocità con la quale si sta cercando di portare avanti questo importante nuovo quadro normativo? Sì, allora, noi siamo partiti con la commissione, con il comitato ristretto che a febbraio del 2020 era arrivata con grande impegno da parte, in maniera direi trasversale, completamente trasversale, a far venire fuori un testo unico, perché naturalmente questa legge io sono stata la prima a presentarla, ma poi gli altri colleghi degli altri schieramenti a loro volta hanno presentato delle loro proposte e quindi insieme con questo comitato ristretto di esperti e di appassionati, diciamo, della materia, ci siamo messi al lavoro, grazie anche a tutto un ciclo di audizioni che abbiamo fatto alla Camera, ci siamo messi al lavoro e siamo riusciti a far emergere un testo unico che fosse condiviso e condivisibile non solo da parte di tutte le forze politiche, ma anche da parte diciamo, di chi era venuto da noi in audizione, a partire dalle associazioni dei pazienti, dalle case farmaceutiche e anche che, naturalmente dai medici, dagli specialisti della materia, da tutto il Centro Nazionale delle Malattie Rare, abbiamo sentito anche AIFA, cioè abbiamo cercato di non lasciare indietro nessuno in modo da far convergere su questa legge tutti gli attori di questa rete che noi volevamo costruire e ordinare. E quindi abbiamo fatto una serie, un articolato molto ampio, che ovviamente poi man mano che andremo avanti con la lettura degli emendamenti, magari sarà anche un pochino semplificato per dare modo anche al Ministero di dare un'approvazione più agile, ma quello che ci premeva particolarmente era andare sulla revisione dei livelli essenziali di assistenza, cioè sull'aggiornamento di queste malattie, perché la ricerca va avanti, ogni anno si scoprono malattie nuove, aspetti nuovi e quindi bisogna avere la possibilità di essere molto flessibile nel rinnovare i livelli essenziali di assistenza, che vuol dire anche garantire a quelle persone automaticamente
automaticamente mente tutto ciò che serve per la malattia, per il bambino e anche diciamo per la famiglia. Teniamo conto poi che noi ci siamo occupati anche di tutto il percorso di vita, perché molti genitori ci hanno detto: ma il bambino poi cresce. Per fortuna ci sono tante tante terapie che stanno venendo fuori, possiamo garantire grazie alla ricerca scientifica a questi bambini di crescere, e quindi dobbiamo accompagnarli nella scuola, nella formazione e poi nell'attività lavorativa e quindi anche in tutto il percorso di vita. Quindi questa legge in qualche modo va a definire anche tutta la presa in carico assistenziale del paziente in tutte le fasi della vita. Poi un altro aspetto molto importante è mettere a disposizione i farmaci quando servono, perché la ricerca scientifica oggi viene fatta a livello internazionale e quindi noi dobbiamo essere pronti come paese Italia a fornire ai nostri malati i farmaci più innovativi. Ecco, secondo lei entro quando questo quadro normativo diventerà effettivo? Più o meno una stima nei tempi? Io sono riuscita, appena ci siamo resi conto che il lavoro della Camera poteva continuare in maniera occupandosi sia della parte legata al Covid, ma anche delle altre leggi in corso, ho fatto calendarizzare questa proposta di legge a luglio in aula. Quindi è a breve termine, dovremo approvarla alla Camera. Cosa manca? Manca l'ultimo passaggio in commissione, quegli emendamenti che sono tra l'altro già stati depositati, e nelle prossime settimane dovremo iniziare la discussione in modo di essere pronti a luglio a portare in aula questa proposta di legge e a farla approvare, io spero, all'unanimità. Quindi faccio anche un appello a tutte le associazioni di malati rari, se vogliono darci una mano, insomma, una sorta di moral suasion per cercare, insomma, di esserci vicini in questa battaglia, che poi è una battaglia di tutti, perché credo che sarà davvero una cosa molto importante, visto che ci si è provato anche nelle altre legislature, ma poi per motivi contingenti, di emergenza e di altre situazioni non si è riuscita a portare a termine. Tra l'altro, anche in Senato abbiamo dei colleghi molto interessati a questa proposta di legge e che ci hanno aiutato anche in questa fase, e quindi siamo molto speranzosi che poi nel momento in cui questa proposta di legge approvata alla Camera passerà al Senato avrà un iter veloce e quindi riusciremo finalmente a dare questa cornice normativa che i nostri pazienti con malattie rare aspettano da tempo. Ecco, una particolarità di questa proposta è anche che ci saranno dei protocolli personalizzati, anche con il rilascio di una sorta di certificazione legata proprio alla malattia rara. Mi conferma? Sì, le confermo. Tra l'altro questa è stata una richiesta fatta ad alta voce da tutte le associazioni dei pazienti, perché è normale che un paziente oggi con la mobilità sanitaria spesso si trovava magari a viaggiare da una parte all'altra del paese e magari la sua certificazione non era valida in tutte le regioni proprio per le nostre differenze regionali. Quindi noi vogliamo creare un certificato unico fatto da un centro di riferimento che valga su tutto il territorio nazionale e di cui il paziente non si deve più preoccupare. La cosa più bella sarebbe anche che se noi riuscissimo, come stiamo cercando di fare, a implementare il fascicolo sanitario elettronico, tutto questo viaggerà sulla tesserina del paziente e quindi non ci sarà, insieme a tutta la sua documentazione, non ci sarà neanche più bisogno di portarti i faldoni che i nostri pazienti spesso devono portarsi in giro per tutto il paese per diciamo mostrare la loro storia clinica. Onorevole, noi la ringraziamo per essere intervenuto in questo nostro spazio informativo legato proprio alla disabilità. La ringraziamo anche per l'impegno e per aver iniziato ad inquadrare qualcosa che da diverso tempo manca. Tra l'altro, ottimo il suo impegno, ma lei mi permetterà di dire assurdo pensare nel 2020 a un quadro normativo di riferimento delle malattie rare, quando le malattie rare esistono da una vita, mi permetti il virgolettato su questa frase, da una vita. Bene, le auguro buon lavoro e mi raccomando ci tenga informati sui risvolti e gli esiti che avrà in aula questa importante proposta.
Sicuramente, sono a disposizione. Grazie a voi, grazie anche dell'ascolto. GR Anmic 24, disabilità. Il primo giornale radio sul mondo della disabilità. Direttore editoriale Nazaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna. Una produzione Anmic.